1, 2, 3, Luca Pole! Dribbling a raffica, qualche gol e anche un paio di tunnel sotto lo sguardo attento del presidente del Castellepiano Francesco Pace e di tutta la dirigenza rossoblù, così come non ha perso un'azione dei suoi il presidente della Ducato Michele Zicavo, con la presenza anche del presidente del Comitato Regionale Umbro Luigi Repace fra i promotori dell'iniziativa. Un modo speciale per festeggiare il titolo di campione d'inverno e farsi gli auguri di Buon Natale con una partita all'insegna del divertimento e del sorriso, una mattinata da ricordare al Menicucci per i ragazzi del Castel del Piano, capolista del girone A di promozione, che hanno ospitato i ragazzi speciali della Ducato, a loro volta protagonisti nel campionato FIGC di quarta categoria per diversamente abili. I ragazzi venivano a fare la visita da noi tramite il presidente Repace, la medicina dello sport. Io lavoro lì e sono 3 anni, poi col presidente Francesco Pace gli ho proposto questa cosa e la società del Castel del Piano è sempre sensibile a questi avvenimenti. Abbiamo deciso di fare sta partitella fra di noi per divertirci, per farci auguri di Natale, per stare insieme con persone che hanno avuto problemi gravi dalla vita, e quindi noi che siamo più fortunati sotto il punto di vista fisico, regalargli un momento di felicità e di giocare contro una squadra di promozione per loro è una cosa piacevolissima, e noi siamo stati onorati e felici di poter fare questa esperienza formativa sotto il punto di vista umano per la squadra, per i miei giocatori. E ringrazio il presidente Pace, ringrazio Francesco Timbri, ringrazio la città Castellepiano che ha accettato questa iniziativa da me proposta. Niente. Buon Natale a tutti, buone feste.